Ciao a tutti, oggi sono qua con un video un po' tuffo nel passato perché vi mostrerò infatti che cosa c'è all'interno della mia borsa. In tanti mi avete commentato sotto al video vlog che è uscito ormai un mese fa circa, che eravate curiosi di sapere che cosa metto in borsa tutti i giorni. Vi avviso che sono una persona molto molto semplice, per certi versi minimale, quando si tratta della borsa da tutti i giorni, ovvero quella che uso, che so, se devo uscire, andare a fare la spesa, fare commissioni varie, se devo star fuori casa, diciamo, per mezza giornata, non tutto il giorno, ecco. Dovete sapere che sono sempre stata una di quelle persone da borsa enorme o da zaino, perché ero sempre convinta di dovermi portare dietro il mondo, perché metti caso che succede questo, metti caso che succede quest'altro, aggiungevo, mi ammazzavo le spalle e la schiena e poi alla fine non usavo nulla di quello che avevo inserito. E quindi negli ultimi anni ho imparato veramente a portarmi l'indispensabile e ormai giro con borse molto molto piccole. Questa è la più grande che utilizzo, per farvi capire. Chiaramente se devo stare fuori tutto il giorno e devo fare delle cose particolari, zaino tutta la vita, però per tutti i giorni questa è più che sufficiente, ci sta dentro una marea di roba. Questa borsa di Coccinelle, ma è un modello veramente vecchissimo, di tantissimi anni fa, quindi non saprei dirvi bene quale. Ha un aspetto abbastanza vintage, molto molto semplice, però appunto mi piace proprio per questo, nella sua semplicità. Si apre molto semplicemente qua e all'interno è composta da tre, diciamo, scompartimenti. Partiamo da quello più esterno, dove ci sono, tra virgolette, le cose di prima necessità, come la mascherina, che in realtà indosso appena esco di casa, però se capita, che so, di uscire in auto, la ripongo nel primo scompartimento e a volte, quando inizio a preparare la borsa per uscire, la metto lì per non dovermela dimenticare. Lo so che ormai è un anno che siamo in questa situazione, ma a volte, non so, sono così naive che esco di casa senza la mascherina e appena do l'ultimo giro di chiave mi ricordo, cavolo, non ho preso la mascherina e quindi devo rientrare a prenderla. Per evitare quindi di perdere tempo, a volte quando preparo la borsa la metto dentro e appena esco di casa me la metto. Questa io l'avevo presa ormai quasi un anno fa su Etsy, è fatta in cotone, riutilizzabile, la lavo tutti i giorni. È fatta in cotone giapponese, infatti anche questa stampa molto molto carina. Se mi ricordo vi lascio magari il negozio qua sotto in descrizione, non so se le faccia più o meno, c'erano anche in altri colori, io ho preso sempre questa versione con i ventagli però nera per mio marito. Poi sempre nella tasca più esterna, diciamo, ci sono fazzoletti. Ebbene sì, cioè la cosa più fondamentale per me sono i fazzoletti in una borsa, non solo per il naso, ma possono servire veramente per qualsiasi cosa. Metti che ci si sporca o bisogna pulire il telefono, gli occhiali, non si ha il panno, possono servire veramente per qualsiasi cosa, quindi in genere ho almeno due pacchi di fazzoletti in ogni borsa, così come ho sempre un elastico per capelli, anche se quando sono fuori casa non è che io non veda l'ora di legarmi i capelli, ma è proprio una necessità. Altra cosa che c'è qua sul davanti è una penna. In questo momento ho questa che è abbastanza piccola, pocket, che mi era stata regalata per la laurea, se non sbaglio. E niente, non mi ricordo chi mi ha detto di portare sempre in borsa una bella penna, perché non sai mai che cosa dovrei andare a firmare di importante. La tasca centrale è invece quella che ha un po' di tutto. Vabbè, togliamo le cose più ingombranti, la bottiglietta dell'acqua. So che questa è piccola, ma come vi dicevo, non è un tipo di borsa che porto in giro se devo stare fuori casa tutto il giorno. Quindi per mezza giornata già è tanto se riesco a bere questa quantità d'acqua. Sono tremenda, dovrei bere molta molta più acqua e quindi me la porto dietro, anche se è poca, almeno mi stimola a bere. Questa è di sistema e non l'avevo comprata così separatamente, ma era all'interno di un portapranzo diviso a scomparti e in uno dei scompartimenti c'era appunto la borraccia tipo dell'acqua. Io adoro le cose tipo portapranzo, eccetera, mi piacciono tantissimo, anche se negli anni ho imparato che non tutto è molto funzionale, però questa almeno è molto comoda perché è abbastanza sottile, anche se mi piacerebbe prenderne una
più grande ma più sottile, fatta proprio come se fosse un'agenda. Magari ve la lascio qua sotto in descrizione. L'ho vista su Amazon e appena posso me la prendo. Non ha nemmeno un costo esagerato ed è tipo appunto sottile come un'agenda tipo A5. Quante volte ho detto tipo? Scusate. Fatto sta che è appunto una borraccia che contiene quasi mezzo litro ed è molto molto sottile e penso che dovrebbe starci bene in questa borsa ugualmente. Altra cosa che non manca in borsa sono le cuffiette, le AirPods che io ho messo in questa custodia fatta da me all'uncinetto. È uno schema che ho trovato su Pinterest, tipo portamoneta. È composto da quattro triangolini e poi si apre così al centro e appunto ci metto le cuffiette. Non ascolto musica quasi mai, però ascolto molto volentieri gli audiolibri e quindi quando devo passeggiare o sono in giro, faccio la spesa da sola, sempre cuffiette nelle orecchie. Ho poi il portafoglio, molto semplice, questo è di Furla, mi è stato regalato dai miei genitori, è di un color tortora che adoro perché si abbina veramente a qualsiasi cosa, è molto basico, però allo stesso tempo elegante ed è anche di una dimensione, secondo me, molto comoda, è molto compatto. Ci sta dentro tantissima roba, mi è partito un anello. Abbiamo capito che c'è del disagio nel filmare un video che sembra uscito da 5 anni fa. Comunque, sì, portafoglio, non c'è molto da aggiungere. Tra l'altro, questa sezione centrale ha due tasche, una più piccola, una più larga e un'altra con la zip. In quella, con la zip tengo di solito le medicine che devo portarmi, insomma, dietro con me. Ho poi l'igienizzante mani e questo è veramente la svolta per quanto mi riguarda perché è sottilissimo, anche questo molto compatto, occupa tipo la metà se non un terzo dello spazio che occupano i normali igienizzanti per mani. Questo mi era stato inviato da Tenoa ed è del brand Han. Non solo è bello, compatto e sottile, ma è comodissimo il fatto che sia spray. Io tutte le volte con ad esempio la mucchina classica, il tappo ogni tanto ha delle perdite, non in borsa, però quando lo apro, quando lo chiudi, perde un pochettino. Questo è molto più pratico, molto più comodo, non c'è il rischio di che ti cada troppo igienizzante sulle mani. È la quantità giusta, non si preme per sbaglio in borsa perché è abbastanza rigido. Non è molto economico, se non sbaglio costa sui 7 euro, però io lo sto adorando. Tra l'altro questa profumazione che si chiama Sunset Fleur mi ricorda tantissimo Pink Sands di Yankee Candles, quindi molto fresco. Ho poi il burro cacao che sì, mi porto dietro anche se ho la mascherina perché ho le labbra perennemente distrutte, soprattutto in questo periodo penso per il freddo. È un burro cacao molto semplice che avevo preso da DM ed è del brand Alverde. È un burro cacao bio con calendula, quindi ha un'azione diciamo lenitiva. A me piace tantissimo la calendula anche sul viso per lenire ad esempio l'irritazione da mascherina, da contatto, da sfregamento. Se avete la pelle sensibile sicuramente mi capirete, ogni cosa fa diventare rossa, fucsia la pelle e pizzica e la calendula fa molto molto bene. Arrivati già all'ultimo scomparto, quello più esterno, dove banalmente tengo le chiavi di casa. Questo portachiavi me l'aveva regalato mia sorella tantissimi anni fa, quando era stata ad Antibes, posto in cui sono stata tra l'altro anche io con l'università, perché siamo stati al, tra virgolette, parco acquatico. Non mi ricordo il nome esatto, ma è una struttura dove ci sono anche delfini, orche, eccetera, eccetera. Io sono laureata in acquacoltura e igiene delle produzioni ittiche e uno dei nostri corsi era incentrato sui cetacei, quindi siamo andati in questa struttura proprio per studiare un po' il lavoro delle persone che lavorano a stretto contatto con i cetacei. Vabbè, breve parentesi per spiegarvi un po' perché c'entra con me lo squaletto, insomma, inerente agli studi che ho fatto. E l'ho sempre avuto con me. Abbiamo cambiato casa 3 o 4 volte, però lui è sempre rimasto con me. Oltre alle chiavi di casa, ho anche quest'altro portachiavi che è letteralmente un portachiave. Anche questo mi era stato regalato da Tenoa, è a forma di gattino, mi ricorda un sacco Gigi di Chi consegna a domicilio. Mi sembra molto carino, quindi l'ho messo sulle chiavi. E poi ultima cosa che c'è, la mia carta d'identità. In realtà a volte ripongo anche il telefono in borsa e se lo faccio lo metto sempre in questa tasca più
interna, diciamo, che sta più a contatto con me quando porto la borsa a tracolla. Questo era quindi tutto il contenuto della mia borsa da tutti i giorni. Come vi dicevo, è molto basico, c'è veramente l'essenziale per quanto mi riguarda, però devo dire che così non mi porto dietro nulla che realmente non utilizzo, quindi non mi spacco la schiena inutilmente. Spero che questo video vi sia piaciuto, vi possa essere utile o di ispirazione. Magari fatemi sapere qua sotto nei commenti qual è la cosa che non manca mai per voi in borsa, a cui proprio non potete rinunciare. Io, come vi dicevo, se dovessi uscire di casa senza la borsa, ma infilando soltanto ad esempio nelle tasche del giacchetto il più possibile, oltre al cellulare, porterei i fazzoletti. Ditemi che non sono la sola, team fazzoletti tutta la vita. Stupidaggini a parte, spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!